Metronomo partito a 120 bpm. Un, due, tre, quattro. Caso riguardando questo video e al come io tenga le dita tutte aderenti alla tastiera, cioè in questo caso lo studio che è scritto con due diteggiature e che io vi ho suonato con la diteggiatura più difficile, quindi quella in cui si lavora 2, 3, 4, 5 e soprattutto le insistenze, quindi le ripetizioni su 3, 4, 5 sono quelle che danno fastidio. In questi casi, il più delle volte, si vedono posture del tipo suono con 3, 4, 5 e allora sollevo il pollice o l'indice e magari basculo con la mano. Questa è una cosa, sono tutti ripieghi farlocchi che il cervello di solito ci fa prendere. Ovvero, io so che quella cosa è difficile, allora ti aiuto con una strategia. Peccato che queste strategie si ritorcano sempre e comunque contro, perché se io faccio quello che il cervello direbbe, nella stragrande maggioranza dei casi così è, e lo si può vedere anche sui video, che sono tanti, ad esempio su YouTube, quando nei casi del genere appunto si possono apprezzare atteggiamenti di questo tipo. Cioè se lavorando su 3, 4, 5 io mi ritrovo col pollice innalzato e mi ritrovo a basculare la mano, è perché il cervello mi dice così è più facile, così è più semplice, ti aiuto in questo modo. No, non è vero. È solo una falsa illusione, è solo una trappola, nel senso che il cervello spesso si fa mettere in atto delle cose che, appunto, lo ripeto, si ritorcono contro alla grandissima. Quindi cercate di suonare questo studio, come anche tutto il resto, lavorando sulle dita in completa rilassatezza, ok? Pur essendo tosti sulla tastiera, come dico sempre, dita spinte fino in fondo, i tasti quindi spinti fino in fondo, con decisione, ok? Questo non vuol dire diventare dei meccanici, diventare violenti. La violenza sulla tastiera si usa quando serve, ma se tu suoni in maniera flaccida rimarrai flaccido anche quando serve essere più tosti, ok? Non mi dilungo, adesso mettiti in pausa e preparate il libro Composizioni scelte di Bach. Mettete in pausa.